con Mattia Caroldi commentiamo una sconfitta di Firenze, la seconda in casa. Mattia, un po' una doccia fredda, un po' una sconfitta che non ci voleva. Come te la sei spiegata? Abbiamo giocato proprio male, cioè male, poco di squadra, non abbiamo eseguito poco, abbiamo fatto canestri solo su canestri su stream così estemporanei, e noi siamo una squadra che gioca bene quando se la passa e gioca assieme. In difesa sono stati bravi, noi abbiamo deciso di fare delle cose che non sono venute, abbiamo potuto sistemare in corsa. Poi... Senti, è partito un po' tutto dal primo quarto, da quei tanti falli spesi, da Chieti sempre in lunette, i tuoi due falli, forse hanno cambiato anche un po' l'inizio della partita. Sì, queste partite che a ridosso di Natale sono sempre super insidiose. Il campionato è equilibratissimo, sono state delle partite che in questa settimana, insomma le ultime l'hanno vinto contro le prime hanno perso. E quindi non bisogna distrarsi un attimo, perché è un attimo a essere nella parte bassa della classifica e un attimo a ritornare nella parte alta. È mancata un po' d'aggressività secondo te stasera? Sì, quella che abbiamo di solito, con la sicurezza, siamo stati, non abbiamo fatto le cose decise, abbiamo sempre titubato e quando si tituba si sbaglia. Questi due punti vanno ripresi a San Severo domenica, mi immagino, no? Bisogna cercare di... Sì, beh, ma ogni partita, purtroppo, per fortuna, vale due punti. Quindi bisogna cercare di andare a vincere San Severo a tutti i costi.